Sulla mancata nomina di Maurizio Castro al ruolo di commissario giudiziale per Wambao ACC, il territorio bellunese è in cerca di risposte. Risposte che in parte sono giunte da una nota inviata dal ministro Patuanelli al sindaco di Borgo Valbelluna, Stefano Cesa, dove è stata riassunta la procedura comunemente adottata per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Questa nota il ministro elenca quelle che sono le varie fasi. La prima di tutto è ovviamente la dichiarazione dello stato di insolvenza. Poi c'è la nomina del commissario giudiziale che precisa in più passaggi che è una nomina provvisoria interinale e il quale deve presentare entro 30 giorni una relazione che vada in qualche modo a giustificare quelli che sono i presupposti di insolvenza e quindi la necessaria apertura di una procedura di amministrazione straordinaria. Se poi questo provvedimento viene accettato dal Tribunale, dichiara aperta la procedura e quindi ci sarà la nomina del commissario straordinario. Ovviamente lui fa riferimento allo sconcerto manifestato anche con toni abbastanza accesi nella mia lettera di questa non accettazione da parte del territorio della nomina di Castro, non fa riferimenti particolari a quello che sarà la nomina dell'amministratore straordinario, però in ogni caso in questa lettera, in questa sua risposta, mi fa ben sperare che prenderà fortemente in considerazione quelle che sono le richieste da parte del territorio. Il ministro ha riferito ancora al sindaco Cesa, ha concluso affermando di avere a cuore l'intero territorio e tale realtà industriale. In attesa della relazione del neo commissario giudiziale, il sindaco Cesa non esclude la possibilità di convocare dopo Pasqua un eventuale consiglio di sorveglianza socio-istituzionale straordinario. Intanto il tempo stringe e a essere in apprensione sono anche i sindacati dei metalmeccanici bellunesi. È una risposta comunque incompleta, che noi comunque riteniamo non ancora sufficientemente valida perché noi insistiamo sulla candidatura del commissario Castro. Spostare in avanti di 30 giorni per dare il tempo al commissario giudiziale di proporre la propria relazione è un lusso che non possiamo permetterci. Dal 17 dicembre che non abbiamo più un'interlocuzione con il Ministero, siamo in attesa di avere un incontro che abbiamo più volte richiesto. La soluzione che è stata presa per noi è una soluzione che non può non portare alla chiusura dello stabilimento e quindi all'impoverimento del territorio. Siamo fortemente preoccupati.